esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, crunch laterale con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento, mantieni gli addominali in contrazione per non commettere errori. Non sforzare il collo, puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Prossimo esercizio, crunch cross. Via! Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Prossimo esercizio, crunch più pugno laterale. Via! Se non ce la fai, effettua solo il crunch. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Prossimo esercizio, crunch con tocco alle caviglie. Via! Se non ce la fai, tieni le gambe flesse e i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Non sforzare il collo, per aiutarti, fissa il soffitto. Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Prossimo esercizio, windmill. Via! Se non ce la fai, tieni le gambe piegate. Fai attenzione a non sollevare le spalle quando ruoti il bacino. Tieni gli addominali ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Prossimo esercizio, crunch laterale completo. Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo.
prossimo esercizio. Crunch completo. Via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Prossimo esercizio. Power crunch alternato. Via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Tieni l'addome ben contratto per non oscillare con il busto e non gravare sulla schiena. Prossimo esercizio. Crunch completo split. Via! Se non ce la fai, poggia le gambe al pavimento. Cinque. 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo, puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Prossimo esercizio. Twist a terra più pugno laterale. Via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Prossimo esercizio. Plank bassa. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere, schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Prossimo esercizio. Side plank. Via! Se non ce la fai, piega la gamba a 90 gradi e poggia a terra piede e ginocchio. Non abbassare o sollevare il bacino. Testa, spalle, fianchi e piedi seguono una linea immaginaria. Per riuscirci, contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.